guarda, il mio personaggio preferito, l'ipocrita. Mio signore, quale prova è questa qui mi sottoponi? No, no, no! Siamo già in troppi a questa festa. Non c'è posto anche per il tuo dio. E poi non voglio in giro una guest star che mi rubi la scena. Padre nostro, che sia di cielo. Ecco, perfetto! Iniziamo la santa messa. Sei cielo, tutto mio, tutto da ragione. Uffa, che noia! Dirla tutta, ti prego, che mi rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione. Ecco il mio verso preferito. Ma liberaci e non ci indurre in tentazione. Che genio perverso il padre vostro. Vi mette alla prova per vedere quanto sapete contenervi e fin dove riuscite ad arrivare in abominio aberrazione. Il peggiore dei tentatori. Quando hai fame, ti fa sentire il più fragrante dei profumi. Ma ti proibisce anche solo il desiderio di allungare una mano per mangiare. E il bello è che la fame l'ha inventata lui. Non avrai la mia anima. E chi la vuole? Satana manda i suoi messaggeri per corrompere le anime di Dio. E chi ti dice che io sia un messaggero di Satana? Niente può farmi supporre diversamente. Ma sei il tuo Dio che, come dici, vuole mettere alla prova il tuo temperamento? Allora potrebbe essere anche lui il mio superiore. Il disegno del Signore condiziona quello di Satana. È Dio che ti ha concesso di venire a me. E in nome di Dio io ti respingo. E qui fai un altro errore. Non sono io che sono venuto a disturbarti nella tua chiesa, ma tu nel mio santo regno. Santo, questo posto contaminato di perdizione e di peccato. Contaminato di ipocrisia! Quella che hai portato tu. Sono un ministro di Dio. Ho una missione di carità. E te la fida a Dio questa missione di finta carità? In che modo? La vocazione è un avvenimento che nasce improvviso nel cuore di un uomo. È il desiderio di servire il Signore. Il padrone. Amando i propri figli. Disprezzando i propri simili. Conducendo le loro anime verso la salvezza eterna. Abbandonando i loro corpi e le loro anime al dolore straziante. Con non risalvati al regno dei cieli, all'amore di nostro Signore. Fino a lasciarmi inerti all'erebo del male e a modo di un'altra indifferenza. Per concludere la propria missione di carità, sublimare la propria fede. Per nascondere i propri anni dietro una donna che ce l'ha la propria ipocrisia. Forse non è una coscienza, Andrea, ma di certo è buona memoria. Guarda. Guarda, 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 guarda. Il grido prossimo del mio ventre gonfio è l'arma puntata verso di me. L'arma che imbraccio verso la miseria. Mentre fisso ebete un punto di questo pavimento, logorato da milioni di giorni di passanti tutti uguali. Negligente di fronte al pericolo che corre il mio corpo debole, violentato dal destino.
sono donna senza dignità. Sono madre senza amore. Sono esistenza senza vita. Sono errore della storia che mi ha trascinata per le strade del mondo fino a gettarmi pesante sul bordo di questo marciapiede con le mani congiunte e gli occhi socchiusi a recitare la parte di una delle tante madonnine di strada che stasera, come me, avranno il cestino colmo di indifferenza e altro dolore e altra violenza con cui nutriranno il futuro di quel desiderio di morte. Sola alternativa a diventare sicari del male. Non ti curar di loro, ma guarda e passa. Non era proprio questo il senso, ma ci sta bene. Io non potevo. Non è facile aiutare tutti. No. Questo non è un tribunale, prete. Non c'è bisogno che ti giustifichi. Non sono io il giudice che ti processerà. Non ancora. Cosa vuoi allora? Vantarti di essere riuscito a corrompermi, a farmi dimenticare in quel momento la mia vocazione e i miei doveri per assecondare te? E io che c'entro? Perché dai la colpa a me? Non sai nemmeno chi sono io. Sei solo il demonio che risponde subito. Bene, bravo, hai vinto. Hai dimostrato che la mia anima è debole e può cadere in errore. Ma guarda, l'anima mia mi tiene testa e risveglia dal letargo il disprezzo. O non l'ha mai assopito? No, certo che no. L'aveva solo nascosto dietro il saio dell'ipocrisia. Puoi cantare vittoria, un punto per te. Oh, che sportività. Sicuro che è uno solo. Ricorda! Nessuno ci ha chiesto di scegliere. L'alternativa per noi non è mai esistita. Conosciamo arroganza e prepotenza, perché di umiltà non si sopravvive. Siamo scaltri, veloci, intuiamo l'occasione e approfittiamo dell'ingenuità, della disattenzione, della generosità. Senza temere che il giudizio punisca noi orfani del sorriso. Non ci offendono le dita puntate di chi non sa chiamarci bambini. Perché l'orgoglio non è nostro alleato.
conosciamo solo la paura delle mani povere al ritorno. Non temiamo l'arma che presto dovremo usare. Quando saremo pronti a soddisfare il male che ci comanda. E non è colpa nostra se cadiamo dall'albero già marci. E maturiamo acerbi come la nascita che ci ha programmati. Lasciate che i pargoli vengano a me. Cattiva interpretazione del verbo del figlio. Se non sono bambini paffuti, accompagnati al catechismo da mamma e papà dalla donazione facile, non li guardate neanche. E quelli non vi limitate a guardarli. No. 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 Non puoi accusarmi di questo abominio. No, lo so, non è da te. Molti tuoi colleghi hanno questa tendenza, ma so bene che non è il tuo caso. Hai un altro vizio tu. Io non ho nessun vizio, io no. No, lo so. Mai bevuto, mai fumato, mai giocato d'azzardo, mai caduto in tentazione con donne. Hai solo l'innocua abitudine a voltarti dall'altra parte. Cosa? Che cosa? Taci. Non hai ottemperata tutti i tuoi compiti, prete. Hai svolto male la tua missione di carità. È il tuo Dio che ti ha insegnato a dare le spalle per paura, per vergogna, per timore di infangarti. Il tuo Dio ti ha istruito all'omertà. Il tuo Dio ti ha ordinato di votarti all'indifferenza? E così ingiustamente. Sono un ministro del Signore, aiuto il prossimo. E come? Pregando nella tranquillità della tua cella, elargendo perdono in cambio di preghiere e doni. Quando hai teso una mano per aiutare chi ne aveva bisogno, quando ti sei privato di qualcosa per donarla a un altro, quando hai fatto la cosa giusta in nome della legge umana e della giustizia divina? Resto fermo immobile di fronte a tutto, testimone sconosciuto, che nessuno teme, che nessuno interroga, che nessuno uccide. Non posso denunciare gli abusi che subisco per la vacuità della giovane incoscienza. E nel vicolo in cui vivo, la cecità dell'aria umida di urina, sangue e sperma, coinquilina immutabile, alimenta l'odio per la mia impotenza. Ho sentito aumentare il volume dei passi dell'uomo che correva verso il mio aiuto. E che, tradito dall'estrema speranza, implorava pietà con l'ultimo fiato, al piacere negli occhi dannati del nemico che ha sparato, protetto da me, complice involontario. Ho sentito le urla soffocate della preda debole alla fiera indomabile del suo stupratore, che servendosi di lei come di me ha espletato le sue passioni, gettandoci nella vergogna delle nostre esistenze. Conosco i volti, i nomi, le storie di chi pubblicizza la droga, di chi non può fare a meno di divorarla. Di chi si vende.
e di chi la compra. Di chi punisce e di chi vende. Di chi supplica e di chi piange. Di chi muore e di chi cerca di sopravvivere. Ma non posso parlare che con lei, tacita e tranquilla di fronte a me, la parete opposta, più anziana e abituata, ormai arresa al destino di noi due, condannati a vivere in questo vicolo, maledicendo ogni giorno chi ci ha costruito qui per immergere i nostri volti nell'immondizia della miseria. È venuta per me la fine d'ogni uomo, perché per causa loro la terra è piena di violenza. Solora te li ricordi? La tua tonaca è intessuta d'oblio, e tra la sua trama è nascosto le tue colpe. La colpa di non aver fatto nulla. Avrei dovuto intervenire e denunciare. Chi ha dato la bocca a un uomo? Chi lo rende muto o sordo, veggente o cieco? L'omertà per voi prelati è un pregio. Dio mio, perdonami. Non nominare il nome di Dio in vano. Fedeli ipocriti che chiedete perdono quando vi rendete conto di essere nel ricordo. Che pensate che così facendo tutte le colpe saranno cancellate. Ma sei in errore, prete. Come la legge umana, forse meglio, la legge divina emette una sentenza. E lei esegue. Lo so benissimo. Pagherò davanti all'alta morte di Dio. Dio stesso ha già denunciato le tue colpe. E tu sei venuta a prendere la tua parte con un avvoltoio. Speri che la mia anima venga abbandonata a te. No, quando verrà il momento al cospetto di Dio sarò giudicato e potrò chiedere perdono. E la mia redenzione inizierà subito, non puoi ancora gridare vittoria. Quel momento è vicino. Sarai presto giudicato. Bene, sono pronto. Ma non spetta a te giudicarmi. Hai perfettamente ragione. Oh sì. Non sarò io a condannarti. Ne so quale pena dovrai scontare. Sono solo l'esecutore di un mandato divino che ti ha già dichiarato colpevole. Sei l'angelo punitore mandato da Dio. No, sono la materializzazione di tutti i torti inflitti. Sono il figlio di tutte le tue colpe. La suprema indifferenza che tu hai generato. Esisto da te e per te. E in nome di Dio, libero l'umanità da questa infezione che tu rappresenti. Nato dal tuo animo libero e perverso, io mantengo fede al mio dovere e ti conduco al tribunale divino. E Dio disse: sterminerò dalla terra l'uomo che ho creato, perché sono pentito di averlo fatto.